Buon pomeriggio amici lontani e vicini, siamo nella chiesa del Pozzo di Lipari dove tra poco prenderà il via il convegno dal tema Comprendere per prendersi cura del comportamento alimentare. È organizzato dal FIDAPA, vi presento subito i nostri ospiti, il dottor Antonino Ciraulo che è il direttore del Dipartimento di Salute Mentale dell'ASP 5 di Messina, la dottoressa Rosanna Mangiapane, referente dell'unità operativa dello stesso Dipartimento, la dottoressa Laura Profilo che è la psicologa e operatrice del progetto Il Cerchio d'Oro. Poi abbiamo il presidente Rita Sasso dell'associazione di volontariato Cora Canè e il presidente del FIDAPA delle Olie, l'avvocato Marica Ficarra. Allora comincerei subito col presidente Ciraulo. Parliamo di questa tematica abbastanza importante anche perché coinvolge i giovani, direi principalmente, no? Certamente. Coinvolge soprattutto praticamente la fascia adolescenziale, ma tenete conto che ultimamente diciamo, l'età continua ad innalzarsi e anche ad abbassarsi, cogliendo praticamente fasce sempre più, come dire, più basse rispetto all'età. Tutto questo crea praticamente una difficoltà dal punto di vista gestionale che potete immaginare, perché immaginate di cogliere un insieme di persone che hanno un'età notevolmente diversa tra loro, che dovrebbero essere trattati per lo stesso disturbo ma con modalità assolutamente differenti tra loro. Quindi già questo crea una condizione estremamente particolare. In più, altra condizione particolare è sicuramente purtroppo la mancanza di strutture che si occupano di questo disturbo nell'ambito della nostra regione. Noi infatti siamo un'eccezione quasi all'interno della regione Sicilia, abbiamo praticamente iniziato con questo centro tanti anni fa con un ambulatorio che si chiamava Cerchio d'Oro e abbiamo proseguito con la creazione di un centro diurno e speriamo più avanti di poter procedere anche con un centro residenziale. Tutto dipende ovviamente dalle finanze della nostra regione, perché la volontà è un bel problema. È un problema serissimo, soprattutto in tempi in cui i termini più frequenti sono sempre spending review. Quindi è comunque una patologia assolutamente importante, anche perché può determinare, può portare a morte l'individuo e quindi non è assolutamente da sottovalutare. Per cui è assolutamente necessario che la popolazione e anche praticamente la dirigenza regionale prenda coscienza del fatto che è una patologia assolutamente importante che bisogna affrontare, altrimenti avremo seri problemi con la popolazione in generale. Ecco, dottoressa, quindi come diceva il direttore, per l'unità operativa c'è molto lavoro. Sì, molto, perché la nostra è un ambulatorio che fa anche un livello di assistenza diurno, quindi ci occupiamo anche della parte della riabilitazione nutrizionale, dell'unico in Messina e provincia, e abbracciamo anche diciamo, fasce di utenza che provengono dalla regione Calabria, da altre province, quindi il lavoro c'è ed è sempre in crescita, diciamo. Ecco, presidente, voi fate del volontariato con la vostra associazione e ovviamente date una mano d'aiuto non indifferente, viste le problematiche che vi sono. Noi ci siamo costituiti innanzitutto per essere, funzioniamo come pungolo per le istituzioni, perché abbiamo bisogno che il diritto alla salute sancito dalla Costituzione per i nostri figli venga sempre e comunque rispettato. A Messina noi ci siamo costituiti da 2 anni, è un'associazione che nasce a Messina, però copre anche la provincia e ci sono genitori, perché ci sono anche ragazze che vengono da fuori provincia messinese e anche calabresi. Però facciamo parte della consulta nazionale, qui praticamente sono tutte le associazioni che si occupano esclusivamente di disturbi del comportamento alimentare. Noi più che volontari siamo genitori e familiari di ragazzi affetti da disturbi del comportamento alimentare, stiamo parlando di malattie serie e gravi che colpiscono, è vero, soprattutto in età adolescenziale, però l'età adesso si è abbassata notevolmente, ci sono
bambini anche di 8-10 anni che si ammalano. Dicevo prima, noi, la nostra funzione è anche da pungolo, perché il cerchio d'oro, che esiste ormai da qualche anno, vive nella precarietà. Noi desideriamo che la struttura venga stabilizzata, chiediamo che possa finalmente esserci anche in Sicilia una struttura residenziale, perché ancora adesso chi si ammala gravemente è costretto ad andare in strutture che purtroppo esistono soltanto da Roma in su, lasciando abbandonando gli studi, il contesto familiare, il contesto sociale nel quale vivono queste ragazze, con grave danno per tutti, non solo per le ragazze ma anche per le famiglie. Ed ecco la psicologa, ecco quanto è importante per queste patologie la psicologia? I disturbi alimentari sono fondamentalmente un disturbo legato all'autostima, quindi al versante emotivo e psicologico, quindi sicuramente è fondamentale. Il problema è che coinvolgono il corpo in una maniera spesso devastante, quindi prima di arrivare alla psicologia a volte bisogna interessare la medicina. Tra l'altro, come diceva il direttore, è una patologia che è in forte crescita soprattutto a livello giovanile, no? Ed è preoccupante come dato. E non solo in forte crescita, ma spesso si confonde, si sovrappone a degli stili alimentari che sono una moda o al limite anche con la normalità, quindi sensibilizzare l'opinione pubblica e imparare a discriminarli è importante. Presidente Ficarra, quindi continuano le iniziative del FIDAPA, oggi un argomento di grande interesse. Sì, senz'altro, abbiamo voluto proprio trattare questo argomento, dare la possibilità anche alle isole di conoscere delle realtà e anche l'associazione, questo centro e questo progetto, permettere e creare un ponte proprio tra le isole che spesso magari si sentono abbandonate e gli isolani con la realtà che esiste e che magari spesso non è conosciuta. In questo senso ci occupiamo di problematiche importanti, così come chi è intervenuto prima di me ha già detto, ed è un problema attuale, presente anche nelle nostre isole e sommerso. Speriamo anche con questo convegno di fare in modo di avvicinare il progetto, il Cerchio d'Oro, l'associazione, a chi sull'isola ha bisogno, sulle isole Eolie ha bisogno proprio di aiuto, di trovare un conforto. Avete già messo a punto altre iniziative? Sì, cercheremo già nei prossimi, i prossimi eventi sono già stati programmati, continueremo, speriamo, su questa falsa riga, creeremo un altro convegno sulla nutrizione, sperando insomma di venire incontro anche ad altre esigenze che sono sempre attuali. Bene, abbiamo completato, ringraziamo tutti i nostri ospiti, grazie anche al nostro webmaster Massimo Pagliari, grazie anche a voi. Arrivederci.